Il Vangelo di oggi ci parla di libertà e di schiavitù. Quando siamo liberi e quando invece siamo schiavi di qualcosa? Gesù ci dice oggi che la sua parola ci farà diventare liberi e che dobbiamo rimanere nella sua parola per non diventare schiavi. Cosa significa rimanere nella parola di Gesù? La più grande parola che Dio abbia mai detto è la parola amore. Il segreto di una bella vita cristiana è amare. È l'amore a dover guidare le nostre scelte e le nostre azioni. Ma quale amore? Quello vero, quello che si fa dono, quello che cerca la felicità degli altri prima della felicità propria. E la schiavitù? Che cosa ci rende schiavi? Il peccato è ciò che ci chiude in noi stessi e ci tiene legati alle tenebre e alla tristezza. Meditando sulla parola del Vangelo di oggi, potremmo chiederci: chi è il padrone delle nostre schiavitù? Il potere, i soldi, l'orgoglio, l'apparire davanti agli altri, la sessualità egoistica, le droghe, l'alcol, e la lista potrebbe continuare all'infinito. Ognuno ha i suoi punti deboli ed è su quelli che deve lavorare, vigilare e chiedere aiuto a Dio per mantenersi sobrio e forte, respingendo le tentazioni. Qual è il padrone della tua schiavitù? Che cosa ti rende veramente libero? Cosa vuoi fare in concreto per rimanere nelle parole di Gesù?